Bentrovati, io sono Maurizio Andreolli, docente presso la Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello di Milano, SUPER, docente di anatomia, character design e sviluppo del personaggio. Ho iniziato a sporcarmi le mani da ragazzino, da bambino, disegnando come tutti. Poi non ho mai smesso, la cosa è diventata una passione. A 21 anni mi sono iscritto presso la scuola del Castello di Milano, mi sono diplomato e pochi anni dopo sono stato richiamato come docente per le materie che insegno e in qualche modo quindi questa scuola a cui sono legatissimo non ha mai abbandonato la mia carriera di illustratore. Oggi vi mostrerò un'applicazione dell'uso della sanguigna ai soggetti che solitamente tratto nei miei corsi, ovvero sia l'anatomia. Per cui andremo a fare dei volti, dei dettagli di volti al tratteggio con i materiali appunto della sanguigna, ma anche dei carré colorati. I materiali che usiamo oggi sono le matite di sanguigna della Conté, i pastelli secchi carré sempre di Conté, su carta colorata o color avorio di Winsor & Newton, di varie grammature e di varie texture, e tutti i materiali di oggi sono offerti gentilmente da Momarte. Per questo primo disegno userò della carta per pastello Winsor & Newton. È un'ottima carta da 160 grammi per metro quadrato con una leggera texturizzazione. L'album contiene un assortimento con fogli di più colori. Ho scelto un foglio color avorio. Per il primo disegno userò le matite Conté à Paris contenute in questa trousse. Ho a disposizione delle matite in grafite, un assortimento di sanguigne, una matita gesso bianca, una matita pierre noir, sfumino, torchon e gomma pane. Tutto il materiale che utilizzerò in questo video è disponibile sullo shop di Momarte. L'assortimento di toni di sanguigna è molto ben ragionato e ora ti mostrerò come si presentano. Come vedi, mano a mano le matite diventano sempre più cariche di pigmento. Lo stesso vale per il carboncino e la pierre noir. Per la traccia del mio disegno utilizzerò una matita di grafite normale, perché la sanguigna risulta molto difficile da cancellare. Disegnerò un volto maschile visto frontalmente, in posizione classica. Traccio una leggera base a matita, senza calcare troppo. Segno gli assi portanti principali, i terzi, la linea mediana e la linea degli occhi. Subito dopo accenno la posizione della bocca e i tratti fondamentali. Accenno anche i piani del volto. Una volta posizionati gli elementi principali, elimino con la gomma pane le linee di struttura. Con la matita sanguigna Conté 610 inizio il lavoro di tratteggio. Ti consiglio di affilare bene la matita. Io ho usato un temperino in legno, sempre della Conté à Paris. Lavorerò solamente sulla metà di destra del volto. Con un tratto leggero segno gli elementi del viso come sopracciglia, punta del naso, il setto nasale. Accenno rapidamente qualche ombreggiatura. Lavorando in tratteggio segno dove si accumulano le ombre. Quando disegni, attenzione a non passare con la mano sopra i pigmenti, con lo sfregamento rovineresti una parte del lavoro fatto finora. Con la sanguigna più scura, la 611, evidenzio le parti che meritano più ombra, le narici, giunzione delle labbra, pupille. Riprendo il tratteggio precedente scurendo i tratti con la matita sanguigna più scura. Con uno sfumino o un torchon posso sfumare e distribuire il pigmento per avere un tratteggio meno definito. È un passaggio che eseguo solitamente verso la fine del lavoro. Anche se i toni di sanguigna sono molto vicini, iniziamo già a vedere una certa profondità dei volumi del volto. Passa la sanguigna 618, ancora più carica di pigmento. Il tratteggio eseguito su più strati permette ai colori di lavorare in maniera sinergica. Questo effetto si chiama efflorescenza e viene sfruttato lavorando con più sovrapposizioni di colore. La direzione dei tratteggi non è casuale, ma deve essere coerente con i volumi della zona che stai evidenziando. Utilizzo la matita sanguigna 617, che ha un tono tendente al bruno. Continuo il lavoro di tratteggio sfruttando il tono più scuro. Incremento la linea d'ombra presente sul lato del viso opposto a quella da cui proviene la luce. Delineo altri dettagli, come le linee degli occhi, le piegature delle palpebre. Per definire i toni più scuri utilizzo una pierre noir HB. Con questa definisco le pupille, il che accende immediatamente lo sguardo. Poi mi concentro sulle narici, giunzioni delle labbra e sopracciglia. Un effetto simile si può ottenere anche con il carboncino, ma questo avrà una resa più tenue.
Per ammorbidire il salto tra le parti in ombra e le parti chiare, utilizzo di nuovo la matita intermedia, Sanguigna 611. Essendo il foglio abbastanza chiaro, non userò il bianco per i punti luce, ma sfrutterò la tinta della carta. Siamo arrivati alla fine del primo disegno. Per completarlo potrai replicare il lavoro di tratteggio anche nella parte di sinistra, facendo attenzione alle luci. Se volessimo amalgamare il tratteggio, possiamo utilizzare lo sfumino o il torchone. Sfregando lo strumento sulla carta, i tratti saranno meno definiti e misceleremo ancora di più gli strati di pigmento. Per una corretta conservazione del disegno, essendo realizzato con una tecnica secca, consiglio l'utilizzo di un fissativo spray. Questo deve essere spruzzato sul disegno da una distanza di circa 30 cm e sempre in un ambiente ben areato, mai al chiuso. Vediamo che cosa cambia tra una carta quasi bianca e una leggermente più scura. Qui puoi vedere un disegno che ho realizzato in precedenza, sempre utilizzando delle matite Sanguigni di Conté a Paris. La differenza in questo caso è che il colore quasi tabacco di questa carta permette un utilizzo più soddisfacente della matita gesso bianca, che risalta in maniera più evidente. Una carta di questo colore lavora come tono intermedio, le matite Sanguigne definiscono i toni d'ombra, mentre la matita bianca mi servirà per i punti luce e le zone che voglio mettere in risalto. Ecco il risultato con le lumeggiature su una carta di un colore più intenso. Per il terzo disegno lavorerò su una carta scura per pastello, sempre di Winsor & Newton. La grammatura è di 160 grammi per metro quadrato. L'album contiene una selezione di colori scuri e marezzate. Al posto delle matite ho scelto i pastelli Carré Conté à Paris, dei pastelli secchi dalla forma squadrata. Ho a disposizione due set. Il primo con l'assortimento che richiama i toni delle matite schizzo che ho usato prima, con dei colori di terra e rossastri, oltre che dei neri. Il secondo set contiene i 12 pastelli colorati dai toni brillanti. Per il prossimo disegno userò proprio questi colori. I pastelli Carré sono abbastanza fragili e devono essere maneggiati con cura. Grazie alla forma squadrata puoi ottenere delle linee molto sottili sfruttando lo spigolo. In alternativa puoi usarli piatti per ottenere segni molto grandi e coprire ampie campiture. La miscelazione dei colori è interessante e avviene in modo semplice. Anche per i pastelli Carré utilizzerò il fissativo come ultimo passaggio per fissare i pigmenti alla carta. Ora ti mostro come ho realizzato il disegno di un occhio utilizzando i pastelli Carré. Ecco terminato il disegno dell'occhio, realizzato solamente con questi pastelli dai colori accesi. Ti ricordo che tutto il materiale che ho utilizzato in questo video è disponibile sullo shop di Momarte. Se quindi avete voglia di sporcarvi le mani, vi aspetto qui alla Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello di Milano, nei corsi triennali, nei miei corsi brevi di illustrazione e disegno pomeridiani e anche nei corsi online. Tutte le informazioni sono ovviamente disponibili sul nostro sito. A presto, grazie, ciao ciao!